Parto col primo, Youssouf Fofana del Monaco. Ti chiedo se lo conosci, quest'anno ho visto che ha giocato spesso. È un armadio, è una diga in mezzo al campo. È un giocatore molto forte fisicamente, che insieme a Tchouaméni ha composto l'asse mediano del Monaco dei miracoli, perché possiamo definirlo così. Ha fatto una stagione davvero strepitosa, arrivando anche a un passo dal titolo. È un giocatore ruvido, un giocatore soprattutto di rottura, non ha nelle corde grande qualità dal punto di vista della costruzione del gioco, dell'impostazione. L'impostazione era affidata proprio al suo compagno di reparto, però lui era uno di quei giocatori sempre difficilissimi da affrontare, difficilissimi da superare, perché è davvero molto grande, molto grosso, ha una grande gamba, grande capacità aerobica. Insomma, è un giocatore che certamente in un centrocampo a due, come quello che può essere del Milan, come quello che è stato del Monaco, può sicuramente dir la sua in fase soprattutto di non possesso. Quindi, tanto per farci due conti non economici, ma tecnici, Bennacer che sì, Tonali e a questo punto non mette e sarebbe il giocatore che andrebbe a sostituire anche fisicamente Meite. Sì, li è rimasti Mancini dal punto di vista fisico, direi più che altro, non come caratteristiche, perché Meite comunque aveva nelle corde un po' più l'inserimento, se vogliamo, rispetto a Fofana. Fofana è proprio un giocatore di posizione, un giocatore di gara. Ora, facciamo un paragone che ovviamente non c'entra nulla per quanto riguarda il valore del giocatore. Ricorda molto il Desailly dei tempi addietro, insomma, quindi un giocatore che davanti alla difesa si fa sentire, un giocatore che ha soprattutto la fase difensiva come punto forte. Diciamo che non è uno che si propone molto, mentre Mete, magari non tanto al Milan quanto nel Toro, è un giocatore che comunque nell'area di rigore avversaria si è sempre fatto vedere. Vado sul prossimo, c'è cioè Madi Camara de Saint-Étienne, giocatore un pizzico diverso invece. Sì, un giocatore diverso già dal punto di vista fisico, un giocatore meno grosso fisicamente, un giocatore che però ha una dinamicità molto differente. Ecco, se vogliamo, possiamo paragonarlo per stile di gioco a quello che può essere Bennacer nel Milan, quindi un giocatore che gioca lì davanti alla difesa, anche lui in un centrocampo a due, però è un giocatore che ha passo breve, è un giocatore rapido, è un giocatore che sa impostare, che accompagna l'azione, e quindi è molto più simile a Bennacer, potrebbe essere l'alter ego proprio dell'algerino nel Milan. Chiudiamo con Camara del Marsiglia e qui forse c'è da spendere qualche parolina in più. Eh Questo è il tuo debole, immagino, sì. perché lo è anche il mio, nel senso che Camara è secondo me un giocatore strepitoso, con margini di miglioramento davvero impressionanti. È un 99 e ha già alle spalle 3-4 stagioni giocate comunque ad alto livello, al di là dei risultati che poi il Marsiglia ha ottenuto in questi anni, che sono stati un po' sulle montagne russe, no? Dal secondo posto dello scorso anno, una stagione molto difficile in questa, però è un giocatore che ha qualità tecniche, qualità fisiche, intelligenza tattica. È un giocatore che è stato utilizzato, nasce come centrale difensivo, tanto che ai suoi esordi in Francia lo paragonavano a Thiago Silva, dicevano il nuovo Thiago Silva. Nelle ultime due stagioni, nell'ultima stagione e mezzo, è stato spostato anche in mezzo al campo, quindi a fare un po' il mediano davanti alla difesa. Ecco, rispetto agli altri due, è un giocatore che non ha praticamente mai giocato in un centrocampo a due, ma in un centrocampo a tre. Questo può essere, se vogliamo, ve lo cerca il Milan come possibile alternativa a Kessié e Bennacer, l'unico punto su cui magari ci sarebbe un po' più da lavorare, perché abbiamo visto anche le difficoltà che ha trovato Tonali in questa stagione, in un centrocampo a due che è molto diverso da quello a tre, e soprattutto Camara sarebbe il pivot, quindi sarebbe il punto di riferimento centrale e non una delle due mezzali. Però è un giocatore che davvero ha qualità, ha un'eleganza anche nei movimenti veramente, veramente particolare. Secondo me è un predestinato. E ne sentiremo parlare al di là del fatto che possa arrivare o meno al Milan. Costi un po' altini, al di là del fatto che scade il 2022, penso, Direi di sì, no? anche perché la concorrenza è tanta. È un giocatore che, come dicevamo, a differenza degli altri due, si è già fatto vedere ad alto livello. Quindi
ha già fatto la Champions League, ha gli occhi di tanti osservatori addosso, proprio perché è davvero un talento, a differenza degli altri due, se vogliamo, che sono due giocatori ottimi, due giocatori certamente di sistema, questo è un giocatore che probabilmente ha delle qualità superiori. Ti faccio un'ultima domanda, visto che invece in Italia è uscito il nome di Scouten del Bologna, non so se credo che tu lo conosca ovviamente perché gioca in Serie A ormai da un po', ti chiedo se ad esempio lo vedresti bene nel centrocampo del Milan. A me piace molto, anche lui è un giocatore che secondo me ha grandissimi margini di miglioramento legati all'età, legati alla crescita professionale, secondo me ha fatto molto bene soprattutto in questa stagione con Mihajlovic, è un giocatore maturo ed è un giocatore completo, direi, si sta evolvendo in quel centrocampista box to box che è un po' il prototipo, se vogliamo, del centrocampista moderno, quindi capace di fare bene entrambe le fasi, capace di impostare, capace di difendere, si è fatto notare molto in questa stagione anche in fase di non possesso, anche qualche cartellino se vogliamo di troppo, però secondo me è la testimonianza di come anche a livello fisico e caratteriale lui si è cresciuto, a livello di personalità è un giocatore che secondo me è pronto anche per il salto. Andrea, io ti saluto, ti ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Grazie mille, ciao. Buon giovedì anche a te, ciao, lo salutiamo. Ci ha dato un po' di infarinatura generale su questi nomi. Camara, costa tanto. No, adesso se prendono Camara la vedo grigia. Perché è tanto, cioè serve veramente tanto. Sarebbe come dire, oltre a Tonali, a Meite, a che sì, a Benasser ci metteresti un altro... A che meno potenzialmente che pesante. Tonali non sia in valutazione. Ne parliamo dopo. su Tonali. Tra poco chiedo ad Ale se mi mette in collegamento. Senti il buon Emanuele Frigerio, così lo sentiamo direttamente da Skype. Torniamo. Tra l'altro 37 milioni valore transfer market.